Sì, siamo molto orgogliosi come Regione Toscana di ospitare questo evento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha promosso un incontro di giovani da 25 paesi diversi della regione europea per parlare di salute. Sono i futuri policy makers del domani e hanno una grande capacità di auto-organizzazione e vogliono fin da adesso partecipare e influire sulle politiche per la salute. Questi giovani si ritrovano qui a Firenze da tutta Europa con una forte anche partecipazione dell'Associazione Toscana di Testa Mia, che deriva da un progetto regionale che parte dal 2008, e la loro volontà è di fondarsi in una coalizione, capacità di influire sui governi e sulle politiche con una partecipazione attiva dei giovani. Si parla tanto della necessità, specie nel nostro paese, di dare spazio alle nuove generazioni. Questo è un esempio concreto di politica nel senso alto del termine. This is a kind of showcase, it's an opportunity for people to describe the work that they're involved in and for us to understand it. We're going to make it as interactive as possible. Sono molteplici, ma possiamo ricordarne alcune, per esempio quelle poste dai cambiamenti climatici, quelle poste dalle crescenti disuguaglianze che esistono nelle popolazioni rispetto alle loro esposizioni a fattori di rischio ambientali e ovviamente problemi che continuano a, come dire, a preoccupare, come il fatto che in alcune parti di Europa, soprattutto nelle zone rurali, le persone non hanno accesso a acqua e sistemi sanitari, oppure il fatto che l'ambiente in cui viviamo è un ambiente che favorisce l'insorgenza delle malattie non trasmissibili e dell'obesità. Quindi abbiamo un piatto molto ricco di problematiche che hanno bisogno di essere affrontate. Il coinvolgimento in prima persona dei giovani in questo processo è una tappa fondamentale per poter, come dire, proiettare le azioni del presente nel futuro, ma anche per responsabilizzare e portare i giovani all'interno dei processi decisionali che avranno e che hanno un impatto sulle azioni e in definitiva sulla qualità dell'ambiente e delle strutture delle società in cui viviamo. I can see the light at the end of the tunnel and I really want to see some concrete product out of my work in last six or I don't know how many years, never mind. So I really feel that our goal should be to have something legal established. Questo è il primo meeting appunto del European Environment and Health Coalition e erano previsti due rappresentanti per l'Unione dei 53 paesi della regione europea. Noi partecipiamo come di testa mia, noi ragazzi italiani partecipiamo come di testa mia e in quanto delegati italiani e a questo meeting. L'obiettivo ultimo di questo meeting sarà quello di eleggere un comitato che avrà il compito per un anno di formare un'associazione, una coalition appunto. Di testa mia appunto è un'associazione di giovani che promuovono la salute proprio per i giovani, quindi noi lavoriamo da giovani per i giovani sulla tematica del benessere e siamo ovviamente anche sul web, abbiamo un forum in cui appunto trattiamo tematiche riguardo al benessere dei giovani. The organizing group is initially composed of seven members elected by the first meeting of the coalition
held in Florence on 16-17 of October 2012. So 22 votes. And Alina had 17 votes in favor, 4 negative, and 1 was empty. Natalia had 19 votes in favor, 2 were negative, and 1 was empty. Giovanna had no negative votes, she got 4 positive, 22 positive, so. Yeah. Martina has 16 positive, and 4 negative, and 2 which were empty. Marcello has 17 in his favor, and 5 negatives. Jan has 19, which are positive, and which are negative, and Alexander has 14 which are positive, 7 which are negative, and 1 which was empty. But basically everyone was elected. Due giorni molto intensi per tutti i ragazzi che hanno partecipato, perché hanno avuto l'opportunità di fare due cose molto importanti. La prima è stata avere un ampio scambio di esperienze che sono venute maturando nei diversi paesi che loro rappresentano, sia per ciò che riguarda progetti che vengono implementati da organizzazioni di giovani, sia per ciò che riguarda i modelli con cui queste esperienze vengono portate avanti. Quindi c'è stato uno scambio di un materiale ricchissimo che speriamo possa aiutarli poi a trovare ispirazione e imparare gli uni dagli altri. La seconda parte del lavoro, che è stata molto, molto intensa, è stata quella di approntare tutti gli strumenti che sono necessari per questa nuova coalizione a dare inizio alla sua fase costituente. Quindi i ragazzi hanno lavorato molto intensamente a definire lo scopo del lavoro del comitato organizzatore che è stato eletto e anche il programma di lavoro che questo comitato dovrà portare avanti nel corso del prossimo anno e che dovrà culminare con la fondazione di questa nuova coalizione di giovani per ambiente e salute in Europa che verrà lanciata a questo punto, si prevede, nel corso, al termine di questo anno di lavoro preparatorio.